Se stai pensando di adottare un pastore tedesco, sei nel posto giusto. Unisciti a noi questo video di Animalpedia e scopri cosa scegliere, un pastore tedesco maschio o femmina. Vediamo le differenze. Taglia. Le femmine sono significativamente più piccole dei maschi. L'altezza ideale al garrese dei pastori tedeschi adulti va dai 60 ai 65 cm nei maschi. Per quanto riguarda il peso, è compreso tra 30 e 40 kg. Nelle femmine, invece, l'altezza al garrese è intorno ai 55 e 60 cm, mentre il peso oscilla tra i 22 e i 32 kg. Inoltre, tendono ad avere linee più sottili. Carattere e temperamento. Il comportamento di un cane ha una forte componente individuale perché il modo in cui agisce quotidianamente si relaziona con gli altri individui. Stimoli e ambienti dipendono da molti più fattori legati all'educazione di ciascun individuo, come l'ambiente in cui vive e l'istruzione ricevuta, soprattutto nei primi mesi di vita. Pertanto, le possibili differenze tra pastore tedesco maschio e femmina in termini di comportamento e personalità non dipendono dal sesso, ma dalle esperienze vissute e dall'educazione ricevuta. In termini generali, un pastore tedesco si caratterizza per il suo temperamento fiducioso e coraggioso, oltre che per una grande capacità di apprendimento e predisposizione all'addestramento. Scopri i vantaggi e gli svantaggi di avere un pastore tedesco nel video che ti lasciamo qui sulla card. Altre differenze. Un'altra importante differenza tra pastore tedesco maschio e femmina si riscontra nei cicli riproduttivi, che popolarmente chiamiamo canore e che inizieranno quando il cane raggiunge la maturità sessuale. Si stima che un pastore tedesco raggiunga la maturità sessuale tra i 6 e i 12 mesi di età. Una volta raggiunta, i cani maschi saranno disposti ad accoppiarsi durante tutto l'anno per quasi tutta la vita. A sua volta, il calore delle femmine è diviso in quattro fasi: proestro, estro, diestro e anestro, ed è solo durante l'estro che sono fertili e ricettive nei confronti dei maschi. In genere un cane sperimenta due calori all'anno, della durata totale di 15-21 giorni, mentre l'estro di solito dura al massimo da 6 a 9 giorni. Se prestiamo attenzione ai sintomi del calore, osserveremo anche alcune differenze tra pastore tedesco maschio e femmina. All'inizio solo le femmine presentano il tipico sanguinamento vaginale, solitamente accompagnato da un'infiammazione visibile della vulva. Inoltre tenderanno a diventare più affettuosi quando sono in calore, soprattutto durante il proestro. Mentre i maschi appariranno molto ansiosi o nervosi ogni volta che avvertono che ci sono delle cagnoline in calore nelle vicinanze. Tuttavia entrambi i sessi hanno una maggiore tendenza all'evasione per scopi riproduttivi, il che significa che è molto probabile che un pastore tedesco maschio o femmina, quando è in calore, vorrà scappare di casa per accoppiarsi. Marcatura. Entrambi i sessi marcano per comunicare con i loro coetanei, per generare un odore comune o in risposta a determinate emozioni. Anche se non è l'unico modo, la marcatura urinaria è quella che più spesso provoca mal di testa ai padroni ed è infinitamente più frequente nei cani non castrati. Nei maschi questo comportamento è molto facile da identificare, in quanto il cane alza la zampa ed espelle piccoli getti di urina. Tuttavia, anche le femmine marcano con l'urina e tendono a farlo più frequentemente quando sono in calore. Sterilizzazione di maschi e femmine. Le differenze fisiche e comportamentali tra un pastore tedesco maschio e femmina non dovrebbero influenzare la decisione di adottare un sesso o l'altro. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che possono farci optare per l'uno o per l'altro. La castrazione è uno di questi, in quanto il costo dell'intervento chirurgico per le femmine è più alto, in quanto più complicato. Allo stesso modo, problemi di salute che possono svilupparsi se non vengono castrati implicano anche trattamenti o interventi chirurgici a costi più elevati. Allo stesso modo, i benefici della castrazione sia maschio che femmina sono molto più numerosi, in quanto questa procedura non solo previene gravidanze non pianificate, ma anche malattie legate agli ormoni sessuali o al tratto riproduttivo di cani. Inoltre, la castrazione ha un impatto significativo sulla mitigazione o addirittura sull'eliminazione di comportamenti sessuali come la marcatura e la montatura. Se vuoi continuare a conoscere le razze canine, non perderti la playlist che ti lasciamo qui. Raccontaci, stai pensando di adottare un pastore tedesco? Alla prossima volta, esperti!